Speriamo che sia il primo di tutta una serie di incontri un po' più tecnici. Questo è il primo incontro aperto non soltanto al distretto pesca, perché il dottore Tumbiolo ci ha gentilmente concesso la possibilità di poter effettuare questo primo incontro presso i suoi locali, però è un incontro veramente aperto a tutto il comparto pesca della città di Mazara e non solo. Il primo di una serie di incontri fatti con i portavoce nazionali e regionali della Commissione Agricoltura Pesca per parlare proprio di tutte le problematiche inerenti alla pesca e ai difficili, ogni tanto conflittuali, rapporti con i paesi che come noi si affacciano sul Mediterraneo. Permettetemi di fare un sincero ringraziamento a questo movimento che vedo assai brillante e presente nel territorio. Credo che questo sia un metodo assai positivo, perché incontrare la gente, ragionare, rimettere il ragionamento, rimettere la discussione al centro della soluzione dei problemi, credo che sia il metodo giusto. Quindi li ringrazio molto, l'onorevole Martingiglio, ma tutti gli altri, per questa loro adesione ad una iniziativa che vede tutti gli operatori del settore della pesca che, come è ben noto, non vive uno stato di salute eccellente. Però i dati dell'ultimo rapporto annuale della pesca miracolosamente ci dicono che c'è una leggera, stiamo parlando dello 0, ripresa, e questo lascia ben sperare, ovviamente. Però le criticità sono tante, prima di carattere, quelle di carattere strutturale, di carattere culturale, e soprattutto quelle di carattere infrastrutturale, a cominciare dalla situazione dei porti. E quello di Mazara è diventato emblematico, perché la mancata navigabilità dei nostri porti è uno dei grandi limiti allo sviluppo, e quindi l'impegno che penso la classe politica dirigente deve assumere è quella di mettere mano subito a un piano dei porti regionali, non solo quelli per la pesca, quelli sicuramente aiutano un settore che deve guardare anche a prospettive di allargamento della sua dimensione, anche legandole a un turismo nautico, a un turismo marittimo, a un turismo legato alla cultura della pesca e delle attività marinare, però anche alla portualità lato sensu, perché un'isola che è al centro del Mediterraneo deve diventare necessariamente un hub. Per fare questo c'è bisogno di buone strutture e soprattutto di eccellenti infrastrutture. Questi sono momenti fondamentali che ci possono permettere di programmare il rilancio di un settore particolarmente importante in Sicilia, ma un po' in tutta Italia. È chiaro che questi sono elementi fondamentali per dare risposte in futuro, perché è chiaro che le politiche nazionali, o come anche quelle comunitarie, sono state estremamente deficitarie negli ultimi anni nei confronti di questo settore. Noi qui, come puoi vedere, siamo in una folta delegazione proprio perché abbiamo intenzione di raccogliere tutte le istanze che provengono dagli operatori e dai territori per migliorare al massimo questa situazione. E le proposte intanto debbono partire dalla raccolta dei dati, quindi essere qui al distretto della pesca ci permette di avere dei dati ben precisi che loro raccolgono periodicamente, e quindi a quel punto poter fare tesoro di quella che è l'esperienza sul campo di tutti quei soggetti che fanno capo al distretto e alla marineria siciliana e mazzarese in particolare.